Buonasera e bentornati e continuiamo la nostra trasmissione. Adesso ci occupiamo di un argomento davvero importante, un argomento importante per il nostro territorio perché forse viene un po' trascurato e mi fa piacere il fatto che ci siano persone, ci sia un gruppo di persone professionisti anche che stanno cercando di creare una rete per poter sviluppare e riportare allo splendore quello che è il nostro territorio e nello specifico in questo caso parliamo del Bosco di Santo Pietro, non solo. Intanto introduco i nostri ospiti, poi insomma vi spiegheranno loro meglio perché ho fatto questa insomma piccolissima premessa senza entrare nel dettaglio, perché è davvero un momento importante, non solo l'evento di questo weekend, ma quello che insomma precede l'evento. Intanto saluto Giovanni Internullo. Buonasera. Buonasera, componente del direttivo del Comitato Pro Santo Pietro, che è nato il 9 novembre 2013. Ora ci spiegherà meglio che cos'è, di cosa si tratta, però mi piace prima salutare gli ospiti per renderli già subito partecipi a loro agio, insomma, in questo spazio informativo soprattutto. Allora, l'ingegner Giovanna Regalbuto, benvenuta anche a te, anzi bentornata, Grazie. esperta di progettazione di comunità. Anche tu poi ci spiegherai cosa c'entra in tutto questo. E poi salutiamo anche l'architetto Fabrizio Alparone, vicepresidente del Comitato Pro Santo Pietro. Innanzitutto grazie e complimenti perché insomma, ho capito che state facendo un'iniziativa, non solo quella di questo weekend che verrà, ma un'iniziativa che è importante per il nostro territorio perché veramente il Bosco di Santo Pietro, mi trovai a parlarne tempo fa con il dottor Internullo come abitante del territorio, vivono con malessere questa situazione in cui si trova adesso il bosco. So che ci sono stati anche altri risvolti e adesso ce ne parlerai direttamente tu per capire come mai nasce questo comitato, quali sono insomma i motivi per cui è nato e a cosa insomma si pone di fare. Ok, tu hai detto ci siamo costituiti il 9 novembre del 2013. La ragione per cui abbiamo costituito il comitato principalmente all'epoca fu quando apprendemmo della notizia che l'OPG, ospedale psichiatrico giudiziario, veniva smantellato perché una legge aveva istituito le REMS, residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza. E i suoi utenti li divideva su tre REMS dislocati nel territorio siciliano. Una di queste REMS dovrebbe essere realizzata a Santo Pietro, al posto del polo riabilitativo che noi conosciamo. Esatto. Quando abbiamo saputo di questa notizia, ci siamo allarmati, ci siamo documentati. E già abbiamo fatto noi un passaggio qui circa 3 mesi fa, proprio per comunicare alla città le nostre perplessità. E lo facemmo dopo un intervento fatto dal comitato in consiglio comunale, durante un consiglio comunale straordinario che fu indetto proprio per discutere della questione dell'OPG REMS a Santo Pietro, consiglio che si concluse con 15 voti a favore, nel senso che il Consiglio esprimeva il suo dissenso alla Parere realizzazione, negativo, parere esatto. negativo, e 6 astenuti. E da lì poi facciamo il passaggio qui in televisione e sono cominciate tutta una serie di ragionamenti, perché sì, da una parte c'era questa questione della REMS e noi tutti eravamo fermamente e siamo fermamente convinti che un'ipotesi di sviluppo per Santo Pietro entra in netto contrasto con una struttura di quel tipo, per tutta una serie di ragioni che spiegammo anche all'epoca, riguardo alla sicurezza, riguardo anche all'immagine, al valore degli immobili che ci sono là, che noi pensiamo verrebbero svalutati, con una struttura di quel tipo. Ma al di là di questo, il Comitato si propose di andare avanti e andare oltre. Perché fino ad oggi sì, erano state dette tante cose su Santo Pietro, ipotesi di sviluppo di vario genere, qualche timido tentativo con qualche piccola struttura ristrutturata, qualche piccola idea. Le associazioni ambientaliste che hanno sempre un ruolo, attivissimo e Certo. importantissimo in quel territorio, però arrivato a quel punto si doveva pensare diciamo, a dare veramente una svolta
al destino di Santo Pietro. Scusami se ti interrompo, sì. Tu hai parlato tante volte del plurale, hai detto noi pensavamo, vogliamo ricordare chi sono coloro che fanno parte di questi comitati, cioè allora, io parlavo di professionisti, sì, ma anche di gente allora, comune che vive e non vive, sì, nel territorio. All'epoca, cioè di Santo Pietro, all'epoca il comitato venne costituito... Cioè per far capire che comunque è una cosa, sì, che abbraccia tutti, un problema, certo, che sì, riguarda... Giusto. All'inizio fu costituito dai residenti di Santo Pietro, esatto, in prevalenza, forse c'era qualcuno che non era residente. Poi man mano che le cose sono andate avanti, diciamo che si sono accodate anche persone che non sono residenti, vedi Giovanna che collabora con noi ormai, esatto, attivamente su questa cosa, soprattutto per la fase progettuale. Ma in quel momento noi il nostro presidente che è Salvatore Sinatra, che stasera non è potuto venire perché ha con la sua azienda agricola, in questo momento è concentrato col suo lavoro, che è un produttore di albicocche, quindi non può, la terra non aspetta. Ci sono dei tempi anche in quello. Esatto. Il geometra Iudicelli, un'altra persona che il cui contributo è preziosissimo per tutte le attività che stiamo facendo con il comitato. Però quando a un certo punto ci siamo trovati di fronte a questa situazione, abbiamo pensato che era necessario concretizzare un'ipotesi di sviluppo, o quantomeno provarci. E allora ci siamo posti tutta una serie di problemi. In quel territorio operano una serie di attori, quindi il problema principale qual era? Quello di mettere d'accordo tutte queste persone, certo, associazioni ambientaliste, associazioni degli agricoltori, insomma tutti quelli, i privati, i residenti, tutte le persone che possono avere un interesse sano, certo, in quel territorio e che potessero dare un contributo. Fino a quel momento non si era riuscito mai a fare nulla perché non si è creata questa armonia fra le varie parti. Si sono portate avanti più delle volte idee individualiste che non erano condivise dagli altri. È chiaro che questo pregiudica ogni processo di sviluppo. Certo. Allora, il primo passo qual è stato? Quello di riuscire a coinvolgere tutte le associazioni che potessero avere interesse a che quel territorio si sviluppasse, fondamentalmente il nostro amore per questo territorio. E quindi abbiamo cominciato a contattare l'associazione Il Ramarro, che opera da anni nel bosco ed ha, diciamo, è una memoria storica, l'associazione Lega Ambiente, il Cigno di Caltagirone, il Fondo Siciliano per la Natura, il professore Mascara che ha fatto un censimento bellissimo di tutta la fauna e la flora del bosco, certo. I giovani imprenditori agricoli con l'AGIA, che è l'Associazione Giovani Imprenditori Agricoli, il cui presidente regionale è un ragazzo di Caltagirone, un imprenditore agricolo che ha un'azienda che produce miele, Niccolò Lo Piccolo. Quindi la parte, diciamo, produttiva è stato necessario coinvolgerla. Uh-huh. Poi abbiamo cominciato a coinvolgere tutta una serie di soggetti che non erano proprio sul territorio, come l'Associazione degli Architetti, l'Associazione degli Agronomi e via discorrendo, il Circolo Rifiuti Zero, che la stazione sperimentale di granicoltura, che anche là il suo contributo in un'ipotesi di sviluppo concreta sarebbe fondamentale, certo, perché se noi vogliamo far sviluppare l'agricoltura è necessario che venga fatta ricerca, perché i problemi degli agricoltori li conosciamo tutti, riuscire a piazzare i prodotti accorciando certo, la filiera, certo, e diciamo correggendo il tiro sul target da colpire come clienti. Tutta questa cosa qua ha portato ad incontrarci per ragionare insieme su un'ipotesi di sviluppo. E l'abbiamo cominciato a fare all'inizio con delle diffidenze, ovviamente, poi dopo devo dire che con grande successo, perché tutti quanti ci siamo resi conto che se vogliamo veramente che questo territorio rinasca,
Non ci può essere, non ci possono essere delle barriere, non può avere un colore politico la rinascita di Santo Pietro, la riqualificazione del territorio, deve essere un, per forza di cose un progetto condiviso e condiviso da tutti. Piano San Paolo, perché non è distante. Claro, le aziende che operano a Piano San Paolo, nel caso della festa, proprio nello specifico, sono perfettamente integrate. Ci sarà l'azienda, la fattoria pedagogica della Grazia, ci sarà la cooperativa sociale che avrà uno stand all'interno del mercatino dei prodotti tipici e che sta dando anche lei il contributo. Questa cosa qui però a un certo punto ci siamo ritrovati di fronte a un altro problema. Siamo tutti qua, vogliamo tutti lo sviluppo di Santo Pietro, abbiamo più o meno delle idee tutti quanti che possano interessare lo sviluppo della tutela nell'ambiente, che possano intervenire sul settore agricolo, che possa far crescere le strutture recettive del turismo. Certo. Però tutte queste idee, per non rimanere solo idee, devono trovare una fattibilità ed una copertura finanziaria. E al che noi diciamo, abbiamo provato a fare dei ragionamenti fin quando ci siamo imbattuti nell'ingegnere Giovanna Regalbuto, che si sta formando e in parte si è formata come consulente europeo, e quindi abbiamo cominciato ad affrontare concretamente la progettazione. E da lì e poi insomma le cose stanno andando molto meglio. E tengo a dire una cosa, che questo evento che abbiamo organizzato, che stiamo organizzando con un grande sforzo, fra mille difficoltà, non è, se qualcuno magari ha il dubbio, l'appendice del Luglio Calatino, è solamente il primo tassello di tutta una serie di azioni che noi vogliamo cercare di porre in essere per attivare un processo di sviluppo e di riqualificazione del territorio. E ben venga, speriamo. Giovanna, a questo punto mi sembra che ti hai introdotto abbastanza. Esatto. Spiegaci un pochino. Sì, io non posso fare un passo indietro, una cornice. Io mi occupo, sono un ingegnere, ma mi occupo di ricerca nel campo dei processi, della democratizzazione dei processi e quindi progetti di comunità. Quando ho conosciuto Giovanni e Fabrizio, mi hanno diciamo informata di quello che stava accadendo, poi le avevo viste anche in televisione, però formalmente diciamo non ci eravamo incontrati, e mi avevano detto che c'era questo gruppo, che loro stavano facendo queste riunioni, che insomma c'era un grande fervore, no? Che era mosso dall'amore per questo territorio, mi hanno chiesto ci aiuti. In realtà loro non è che sapevano bene cosa facessi, certo. Quindi un po' è stato un atto di fede. Allora, in realtà il mio contributo è quello di tentare, attraverso poi metodi suggeriti dall'Unione Europea, di formalizzare un progetto di comunità. Credo fortemente, e questo lo faccio ormai da anni, che la progettualità dal basso sia l'unico strumento che abbiamo per costruire degli scenari di sviluppo duraturi, sostenibili e che generano occupazione nel territorio. Mi spiego meglio. Allora, noi siamo stati abituati, non voglio fare regressioni culturali su quello che è il meridione, su come siamo fatti noi, però sicuramente un grande valore che noi abbiamo e condividiamo tutti è l'amore per la nostra terra. Quando si trovano delle persone, delle organizzazioni, delle associazioni, della gente che si incontra in maniera volontaristica, ma spinta semplicemente da questo, secondo me sono le precondizioni per attuare grandi rivoluzioni culturali. Per cui io ho dato il mio contributo nel mettere in atto degli strumenti, ma la grande volontà e la grande capacità che ho trovato in questi soggetti di avvicinarsi anche a una cosa che culturalmente era difficile da comprendere, cioè quella di unirsi in maniera progettuale e incominciare a definire non tanto i problemi,
quanto incominciare a ragionare progettualmente sui benefici. Il metodo che noi abbiamo utilizzato, ecco, proposto, è il metodo GOP, che è suggerito dall'Unione Europea per stilare dei progetti di finanziamento europei diretti, che non abbiano interlocutori regionali, statali, che vadano direttamente alle DG. Quindi processi di natura trasparente, meritocratica. L'Europa è una grande risorsa perché premia la comunità, cioè le relazioni, il partenariato, quindi quando vede che ci sono dei progetti grossi in cui ci sono tante persone, che ognuno in questo progetto ha un proprio ruolo e ha cura poi di quello che è il proprio compito, quindi assolva il dovere e poi dà garanzia che questo compito lo assolva. Per cui noi abbiamo incominciato ad attivare questi processi, questi incontri che sono veramente stati progettuali, della durata definita, in cui c'è stata molta diligenza e molta disciplina nel compiere i propri passi guidati dall'albero dei problemi. Noi siamo bravi a individuare problemi, abbiamo messo al centro il problema Santo Pietro, no? Bosco di Santo Pietro. Dopodiché abbiamo tentato di fare un ragionamento, questo condiviso uno a uno, poi elaborato assieme, in cui ognuno doveva, a secondo della propria esperienza, perché poi c'è un grande bagaglio di esperienze in ognuno di questi soggetti, definire qual era il problema. Questa analisi, che noi siamo bravissimi a farla, è stata capovolta, poi è diventato un obiettivo, cioè rivedere tutto in funzione del beneficio, che è una cosa che noi siamo portati difficilmente a fare, perché noi siamo molto problematici, sempre problemi davanti, quindi abbiamo cominciato a essere progettuali. Devo dire che un'altra cosa meravigliosa, una conquista, per chi diciamo crede molto che tutto il valore, lo sviluppo e la bellezza sta dentro di noi, nel nostro impegno, da cittadini, da abitanti, da organizzazioni, ambientaliste, terzo settore e così via, è stato quello, poi la volontà di aprire una porta a Santo Pietro per cominciare la mappatura con gli abitanti. Quindi abbiamo degli incontri che si svolgono attraverso questi 10-12 soggetti, e quindi più persone che ragionano attorno alla metodologia GOP, costruendo già, noi siamo in grado il 28 anche di dare un quadro nel nostro piano strategico di sviluppo, ovviamente non completo, ma c'è, e in più una mappatura con gli abitanti che riporta l'abitante al proprio ruolo, perché la memoria storica, l'identità di un luogo, l'uso attuale ma anche quello che c'era. Noi non possiamo chiedere a nessun ufficio tecnico, nessun genio civile ce lo saprà dire se non gli abitanti. Aprendo quella porta, sono questo comitato che sta attivando una serie di processi di natura partecipata, si è allargato moltissimo, con una grande soddisfazione, nel senso che anche in pochissimo tempo siamo riusciti a ricostruire delle notizie sulle proprietà, per esempio, che era una cosa difficilissima da poter fare chiusi in una stanza. Diciamo, questo è in piccolo il contributo, diciamo, che mi sono sentita di dare. Quindi sabato e domenica si avrà la possibilità di vedere qualcosina un po' più da vicino, per chi fosse interessato e volesse anche entrare a far parte di questo movimento, chiamiamolo così, questo importante comitato. Allora, prima di ritornare magari e concludere con voi, l'architetto Fabrizio Alparone. Allora, aggregazione naturale. Aggregazione naturale. Volevo fare però prima un passaggio, perché era importante secondo me sottolineare questo aspetto. Il percorso che stiamo portando avanti è un percorso di riqualificazione e di rilancio di Santo Pietro. Per poter fare questo, però, in questo momento Santo Pietro non è neanche riserva naturale, sono decaduti i vincoli per un vizio di forma di quando venne istituita, va quindi reistituita la riserva. Una delle cose che stiamo facendo come gruppo di studio è quello di capire quali possono essere le opportunità di sviluppo e per formulare delle proposte che possono essere utili per redigere i famosi piani di utilizzazione, che sono un po' le regole che stabiliscono lo sviluppo di un territorio. E questo è un aspetto molto importante, perché quello che stiamo facendo è una cosa che prescinde da quello che possono essere gli interessi personali. Questo è un processo che, se riusciremo a portarlo a buon fine, darà delle opportunità a tutti coloro i quali vorranno provare a fare degli investimenti nel territorio in maniera autonoma, attraverso finanziamenti europei. Quindi questo è un processo che stiamo portando avanti davvero nell'interesse della collettività e dello sviluppo e tutela del territorio di Santo Pietro, perché noi partiamo sempre dal presupposto che Santo Pietro può essere un'opportunità, ma perché è una riserva naturale. Certo. Il processo che
i miei amici poco fa hanno descritto. D'altronde che cos'è? È un processo di aggregazione. Infatti quando abbiamo deciso di organizzare questi due giorni, che questi due giorni del 28 e del 29, sono due giorni che serviranno a fare capire che Santo Pietro non è dimenticata, ma anzi Santo Pietro è nel cuore delle persone, perché può dare tante opportunità. E allora l'idea di definire il nome da dare a questo evento, aggregazione naturale, è perché già c'è un'aggregazione naturale quando ci incontriamo con tutte le associazioni. Nel senso biologico, e poi naturale. No, ma naturale perché naturalmente ci siamo trovati poi a condividere la passione e l'interesse per quel territorio, e naturalmente ci siamo trovati a dire assieme probabilmente qualcosa possiamo fare, perché singolarmente non riesce a fare nulla. Così. E allora da lì ecco l'idea di fare questa festa dell'aggregazione naturale. Le opportunità di Santo Pietro quali sono? Alcune delle opportunità possono essere nel settore agricolo, possono essere nel settore turistico, possono essere nel settore sportivo e naturalistico. Allora l'idea di questi due giorni era dare un'immagine di come questi elementi, queste possibili sviluppi del territorio possono convivere assieme. E allora passo passo, è stato un processo piuttosto lungo, perché chiaramente era un'idea, ma era un'idea che siccome tutto questo viene fatto assolutamente in maniera autonoma, da volontariato, da volontari, e spirito di spingersi per un'idea che riteniamo sia valida, e dovevamo coinvolgere associazioni che in qualche modo con le quali avevamo dei rapporti. Allora inizialmente abbiamo chiamato le associazioni sportive più vicine a noi e abbiamo notato come l'idea ha subito conquistato tutti quelli a cui noi chiedevamo un contributo, e quindi associazioni sportive, ma poi hanno iniziato a partecipare, ad aderire le associazioni anche di agricoltori, ma hanno iniziato ad aderire pure associazioni ambientaliste. E allora abbiamo iniziato a capire che poteva essere un'opportunità, occorreva dare un ulteriore contributo. Se vogliamo capire che ci possono essere delle opportunità per tutti, occorreva informare le persone su quello che possono essere ad esempio le possibilità di finanziamento europei, finanziamento di privati nel settore agricolo, nel settore turistico. E allora grazie al contributo e alla collaborazione della SOAT nella persona del dottore Carmelo Nicotra siamo riusciti a organizzare un convegno che darà inizio a quello che sono questi due giorni 28 e 29. In questo convegno si inizierà parlando della storia di Santo Pietro, della situazione della riserva, per poi iniziare a parlare anche di quello che possono essere le opportunità di sviluppo, e quindi grazie alla collaborazione di esperti essere informati su quello che possono essere i finanziamenti europei o comunque quali sono a livello regionale le idee di sviluppo nel settore ad esempio dell'ambiente. Il convegno sarà giorno 28, quindi sabato, alle 9:30. Dalle 9:30 alle 18 si terrà nella struttura del Corpo Forestale, la struttura che ha Santo Pietro. E quindi già questo è un aspetto importante. Ora magari iniziamo a discutere di quello che sarà l'evento. Esatto. L'evento inizierà giorno 9, sabato, e io leggo perché... Giorno 28. Giorno 28, che è sabato, io leggo perché è piuttosto ricco. Dove grazie all'associazione polisportiva equestre di Caltagirone nella persona di Nicola Branciforte si sta organizzando il primo raduno regionale del turismo equestre, per cui sarà un momento di grande aggregazione di tutti questi cavalieri, di persone appassionate all'equitazione che organizzeranno dei percorsi all'interno del bosco di Santo Pietro. E successivamente gli amici di Circolo Rifiuti Zero organizzeranno un gazebo per sensibilizzare sulle pratiche del riuso e del riciclo dei rifiuti. E l'AGIA, l'Associazione Giovani Imprenditori Agricoli, sta organizzando nella corte interna della struttura della stazione sperimentale di granicoltura una fiera, quasi una mostra
delle aziende che producono in loco, quindi nella zona di Santo Pietro e zone vicino. E questo sarà molto interessante perché è un modo per fare capire come alcune aziende già hanno iniziato a produrre con dei sistemi di eccellenza, con dei sistemi innovativi e per cui possono essere anche di esempio per i giovani che magari vogliono interessarsi e avviare attività nel settore dell'agricoltura. E poi successivamente avremo dalle 10 alle 21, abbiamo detto il prodotto dei mercatini tipici, dalle 17.30 alle 19.30 inizierà, questo è molto interessante, grazie all'associazione Sportivamente di Mario Gerbino, un torneo di tennis con i ragazzi diversamente abili. E dalle 18 alle 19 gli amici dell'associazione SD Atletica Caltagirone, nella persona di Salvo Laiagona, stanno organizzando l'edizione di Caltagiran Green, che è bellissima. L'altro giorno abbiamo avuto modo, il piacere con Salvo Laiagona, di poter visitare i percorsi che verranno fatti all'interno del bosco e devo dire che ha scelto dei percorsi che sono veramente particolarmente suggestivi, sembra quasi di essere in contesti africani. A Santo Pietro non lo so, è diversi anni che organizza lui queste maratone o comunque corse all'interno della città, però a Santo Pietro è la prima volta e devo dire molto interessante. Poi successivamente ci sarà anche l'aspetto artistico. Grazie alla collaborazione di Orazio Alba e l'associazione La Rosa di Gerico Orazio Alba racconterà i conti siciliani, queste fiabe antiche, queste favole antiche siciliane ai bambini che verranno e saranno presenti. E, mentre successivamente ci saranno gli artisti di strada con mangiatori di fuoco, trapezisti e giocolieri. Questo è quello che avverrà sabato. Concluderemo. In serata è previsto pure, grazie alla collaborazione di Atlantic City, ci sarà un gruppo musicale, i Budija, che si eseguirà un concerto, è un gruppo che è molto accreditato soprattutto piazza, con i giovani. No? Sì, nella piazza e devo dire è stato molto apprezzato da noi. Ripeto quello che stavo dicendo prima, a mano che noi andavamo a chiedere di partecipare a questa due giorni, erano le stesse persone alle quali noi chiedevamo una collaborazione a proporre delle idee. E ti dico che abbiamo aperto noi una pagina Facebook, perché è anche vero che questa cosa che è diventata piuttosto grande da poter gestire e complessa, ci ha portato a poter fare la locandina solo pochi giorni fa. E allora però c'era l'idea di comunque informare le persone. Abbiamo aperto questa pagina Facebook e ti devo dire che abbiamo accolto con tantissimo piacere il contributo di tantissime persone, di tantissime associazioni. E non ultima, ad esempio, l'associazione Astra, che sta partecipando con una bellissima idea, un progetto, si chiama il progetto Immagro, che è un progetto di inclusione di immigrati, che già lavorano e fanno esperienza all'interno di aziende agricole che sono nel territorio di Santo Pietro. E poi ci saranno anche, io mi dilungo un po', però ci tengo a dover parlare delle associazioni che ci stanno sostenendo e dei privati, così come ad esempio la pizzeria Mammadina, così come la pizzeria La Pineta, che organizzeranno questa sagra della pizza all'interno del bosco, oppure Legambiente. Legambiente, che organizzerà tutta una serie di incontri con i bambini e facendogli fare delle esperienze con il riuso dei materiali di rifiuto. Così come ad esempio l'associazione Rifiuti Zero assieme all'associazione Casa della Musica, attraverso il riutilizzo dei materiali di scarto e dei rifiuti realizzeranno degli strumenti musicali e quindi faranno un piccolo concerto. Quindi questi sono alcuni degli aspetti. Mi dimenticavo un aspetto importante, è Bicalat che sta organizzando, grazie al contributo di Bicalat che sta organizzando questo percorso, questa passeggiata in bici nel bosco, il CSI, che è stato un validissimo contributo all'organizzazione di questo evento, con torneo di pallavolo, di pallacanestro, coinvolgendo anche delle associazioni di fuori. Ci sarà un'associazione sportiva di Nisceli, così come c'è l'associazione basket di Luigi Riferi.
E poi credo che mi sta sfuggendo qualcosa, e poi un evento molto interessante che sarà questo concorso ippico, sempre organizzato dalla Polisportiva Equestre, che si terrà domenica. Quindi ecco, questo credo di non avere dimenticato. Ah, e poi grazie all'associazione di Fabio Nagel ci sarà una gingana. Di gingana, sì, li conoscete, una gingana di pattinaggio sempre all'interno del borgo. Bellissimo. Sì, diciamo che credo di non avere dimenticato forse nessuno, sì, però ecco un'altra cosa, attraverso la pagina Facebook, coloro i quali volessero in ogni caso partecipare possono fare delle proposte che verranno tenute in considerazione, perché l'idea appunto è aggregazione, coloro i quali... È un work in progress il programma, certo. Vero? Sono sicura che diventerà da qua a sabato. Sì, sì, perché guarda, giorno per giorno, ad esempio, ci sono stati un gruppo di persone che hanno proposto di fare una estemporanea fotografica. Per cui anche col telefonino, ma con le macchine, anche i professionisti, gli amatori, fare queste fotografie che poi verranno postate su Facebook, certo. E probabilmente faremo pure una mostra. Quindi, ecco, questo un po' il percorso che stiamo portando avanti. Per chiarezza, ci siamo dimenticati di un'altra associazione che sta collaborando con noi e sta dando un contributo alla progettazione inclusiva. La Santo Pietro Città del Benessere Naturale con Daniela Lobianco è puntuale negli incontri, il suo contributo è sempre interessante e insomma per chiarezza, perché ce l'avevamo dimenticato. Vabbè, non ci offenderanno se abbiamo dimenticato qualcuno, ma è ovvio, succede. Ho dimenticato, però avremo modo, per ripeto, attraverso Facebook stiamo cercando di... Non è un problema. Io purtroppo devo chiudere perché insomma ci siamo dilungati, era interessante l'argomento, avrei parlato ancora sinceramente, però spero di poter venire anch'io sabato, insomma, e domenica a vedere, sabato e domenica, perché no, tutti e due giorni, una figlia, quindi sarà un piacere. Sono diverse iniziative per cambiare un pochino. Intanto vi ringrazio, sabato e domenica quindi ricordo l'appuntamento a Santo Pietro, aggregazione naturale, non mancate, visitate la pagina Facebook, vi trovano come Comitato Pro Santo Pietro. Perfetto, quindi per prendere altre informazioni, aderire, dare idee, tutto è certamente bello e interessante quando viene appunto, come mi è piaciuto, come ha detto Giovanna dal basso. Grazie a Giovanni Internullo, grazie a Giovanna Regalbuto e grazie a Fabrizio Alparone. Grazie. Complimenti, a buon lavoro, in bocca al lupo, ci vediamo certamente nel weekend. Pausa pubblicitaria e ci vediamo subito dopo.